の方は裸の王様嫌い鉛の兵隊は勇気の女王の家来おやおやアンデルセンはてはてアンデルセンミスターアンデルセンこんな話は作らなかったのお話ちょっぴり狂ってる世の中ちょっぴり狂ってるはははSirenetta in questa puntata io vorrei che Acqua e Peter si sposassero e per aiutarli ho suonato con Bingo una musica molto romantica. Bingo, Bingo! Sei tu dietro quelle rose? Eccomi, bollicina, con un'altra lettera per te dall'Università della Magia. Grazie. Quante sono? Una? Dopo tutto quello che ho fatto? Beh, in fondo hai fatto solo un po' di musica. Ero convinta che l'università l'apprezzasse di più. Sanno bene che devo raccogliere 100 carte magiche per trasformarmi in una principessa. Scordatelo. Acqua e il principe si sposeranno. Lo pensate anche voi? Nell'ultimo episodio il principe Peter si è finalmente accorto di Acqua. Ricordate quale prezzo tremendo Salina, la strega del mare, ha chiesto alla piccola Acqua? È diventata muta, ma deve riuscire lo stesso a sposare Peter, sennò diventerà una delle tante bolle dell'oceano. Nonostante tutto, la Sirenetta è felice, perché ora può passeggiare sui prati e danzare fra i fiori come sognava di poter fare un giorno con Peter. Infatti raggiunge il palazzo, dove viene assunta come giardiniera. Ma il principe non la riconosce, anche se ama e sogna la fanciulla che gli ha salvato la vita. Col passare del tempo il principe si interessa sempre più alla piccola giardiniera e la chiama la piccola muta. E quando una notte sulla spiaggia egli le chiede di ballare con lui, Acqua tocca il cielo con un dito per l'immensa felicità. Di un regno confinante viene in visita a palazzo e Peter deve riceverla con tutti gli onori. Bingo, chissà com'è questa principessa Frida e per quale motivo sta venendo qui? Non so, bollicina, non riesco a vedere. Oh! Sono un po' preoccupata per questo arrivo. Sarà questa principessa Frida? Probabilmente si tratta di una bruttona che vuole accalappiarmi. Sua Altezza Reale, la principessa Frida di Tark! Oh! Che magnifica ragazza! Com'è bella! Che begli occhi! Che portamento regale! Accipicchia, non la pensavo così bella! Oh, com'è bella! Molto più delle perle che ho raccolto un giorno sul fondo del mare! Peter non potrà più badare a me. Frida lo abbaglierà e lui mi dimenticherà molto presto. Benvenuta, principessa Frida. Principe Peter, sono sicura che diventeremo buoni amici.
principessa che sono molto felice che tu sia venuta. Questo incontro non potrà che giovare ai nostri regni, non credi? Sì, ma non potevo immaginare di avere come vicino un principe così bello, altrimenti sarei venuta prima. Ed io come mai non sono stato informato di una così graziosa vicina di regno? Oh, Peter, questo è davvero un grande giorno per me. Forse è vero che si è innamorato di me, ma si sta già dimenticando della ragazza del sogno e ancora non sa che sono stata io a salvarlo. Se soltanto potessi esserci io là fra le sue braccia. Sì, è un'ottima idea quella di risaldare i rapporti fra i due stati. Perciò resta quanto desideri. Lo farai, Frida. Mi piace moltissimo stare con te. E poi ho molte cose da mostrarti. Vorrei che tu vedessi i miei giardini e potremmo fare una battuta di caccia oppure andare in barca sul fiume. Sei sempre così ospitale con i tuoi visitatori. Oh no, Frida, fino ad oggi tutti i miei ospiti non sono stati piacevoli come te. Davvero? Peter, credo proprio che tu ti stia allontanando un po' troppo dal protocollo. Beh, allora sarà perché in tua compagnia mi sento felice. Sono rimasto qui molte notti a guardare la luna e mi sono sentito solo. Ma stanotte sono molto felice. Sono ossessionato dalla visione di un volto molto bello, ma tu sei ancora più bella. Oh, Peter, sei il principe più adorabile che abbia mai conosciuto. Frida, non tornare a casa. Rimani con me. Oh, mio caro, non desidero altro che questo. Sono così contenta di essere venuta. L'ho perduto. Ha già dato il suo cuore a Frida. Oh, mio caro Peter, ci dovrei essere io accanto a te al chiaro di luna. Peter, qual è il volto che ti perseguita? È di una ragazza di cui mi sono innamorato. Oh, e chi è questa ragazza? Non lo so esattamente. Ah, sei tu? Che cosa ci fai qui, mia piccola amica? Chi è questa graziosa ragazza, Peter? È al mio servizio e non può parlare. Oh, è un peccato, poverina. Innaffia le aiuole e mi fa buona compagnia. Bene, cara, ora puoi lasciarci. Principessa, voglio mostrarti il mio giardino. Sono sicuro che ti piacerà. Quella ragazza ha fatto dei miracoli per i miei fiori. Frida, sei molto bella al chiaro di luna. Lasciatelo a me, il cervo. Guardate come lo uccido. Peter, aspetta. Non voglio che tu uccida quel cervo. Ma Frida, volevo che tu vedessi come cacciamo. Odio pensare che un animale così grazioso venga ucciso soltanto per sport. Lascialo libero, Peter, ti prego. Va bene, vedo che non hai soltanto un bel visetto, ma anche un cuore tenero. D'accordo, lasciatelo. Via! Sono stanca di questa caccia, non pensi che potremmo riposare un poco? Certo. Vorresti vedere quei fiori selvatici di cui ti dicevo? Ah sì, con molto piacere. Che cosa posso fare? Se soltanto avessi un modo per dirgli chi sono.
È davvero meraviglioso, è molto più bello di quanto pensassi. Sono contento che ti piaccia. Venivo a giocare qui e a catturare le farfalle quando ero piccolo. Peter, come si chiamano questi piccoli fiori? Questi sono Myosotis, ma tutti li chiamano Non ti scordar di me. Mi hanno detto che la gente li chiama anche fiori dell'amore. E per quale motivo? Perché se dai questo fiore a qualcuno, ciò significa che amerai quella persona per tutta la vita. Davvero? Allora so bene a quale ragazza vorrei dare uno di questi fiori. A chi? Alla fanciulla che mi ha salvato la vita la notte del mio compleanno mentre stavo per annegare. Non so chi fosse. Non l'ho mai più vista. Non mi ha dimenticato. Mi ama ancora. Mi ama per sempre. Oh mio adorato Peter. Dunque tu ami ancora quella ragazza il cui volto ti perseguita. Credo che tu sia innamorato di un sogno. Se nel tuo cuore non c'è posto per me, partirò domani mattina. No, te ne prego. Peter, non ho intenzione di dividerti con un sogno. Ti voglio solo per me. Non sopporto l'idea che ci sia qualcun altro nella tua vita. Ma tu mi piaci moltissimo. Non mi basta. Torno a casa. Anzi, non parto domattina, me ne vado immediatamente. Non farlo. Oh. Frida! Oh, Peter, mi dispiace e soprattutto per Frida, perché capisco i suoi sentimenti. Ti amiamo entrambe molto, ma sono pazza di felicità, perché ora so che tu ami solo me. Dell'amore per Peter, che possa non dimenticarmi mai e che gli dicano che io lo amerò per tutta la vita. Se non fosse per lei avrei potuto innamorarmi di Frida. Li chiama fiori dell'amore. Se dai questo fiore a qualcuno, ciò significa che amerai quella persona per tutta la vita. Per tutta la vita. Per tutta la vita. Per tutta la vita. Oh? Non ti scordar di me, ma chi li ha messi lì? Oh. Potrebbe esserlo? Deve esserlo! È Frida, la ragazza dei miei sogni. Voleva avere soltanto una prova del mio amore ed è stata lei a salvarmi mentre stavo per annegare. E pensare che soltanto stamattina ero disposto a dimenticarla, datemi un cavallo!
cuore muore d'amore per te. Eh? L'hai voluto tu, Monella. Ti darò una bella sculacciata. Ehi, ehi. Pensi di poter prendere in giro il principe, ma non la farai, Franca. Ti ho presa. È finita. Che destino crudele. Acqua, acqua. Siamo noi, le tue sorelle e la nonna. Sammy ti ha visto piangere sulla spiaggia. Siamo venute su per aiutarti. Sappiamo tutto di Frida. Povera cara, dopo tutti i guai che hai avuto per diventare umana. Li guardavo al chiaro di luna l'altra sera e ho visto come lei lo stregava. Acqua, dimentica Peter e torna a vivere con noi come una sirenetta. Tu appartieni al mare e sai che ti amiamo e che faremo tutto il possibile per farti felice. Perché dovresti struggerti ancora per qualcuno che non ha più bisogno di te? Torna con noi, Acqua, ti prego. È ancora possibile, siamo andate da Salina. Ci ha detto che è disposta a farti tornare sirenetta se ti libererai del principe Peter. Se non ci fosse più nessun principe da sposare, le condizioni cambierebbero, sai. Acqua, siamo tutte d'accordo con la nonna che è la sola cosa da fare. Sorellina, Salina ti farà tornare una sirena e ti restituirà la voce se prenderai questo coltello e ti libererai del principe Peter. Prendilo. Liberarmene. Come posso fare questo, Peter? Ma Shelley ha ragione. Perché dovrei languire per qualcuno che non ha bisogno di me? E dopo tutto, che diritti ho nei confronti di Peter? Quei due sono fatti l'uno per l'altra. Un principe e una principessa di stati vicini. Acqua, torna indietro e vieni a vivere con noi. Tu appartieni al mare. Ora è possibile. Acqua, è l'unica cosa che puoi fare. Prendi questo coltello e liberati del tuo principe. Oh, Peter, perché? Come hai potuto pensare che una principessa di un altro paese fosse quella che ti aveva salvato la vita? Ero pronta a morire se non avessi potuto sposarti, ma non sprecherò il mio grande sacrificio per un'altra. Guardateli, domani saranno marito e moglie insieme a dividere ogni momento. È lei a stare nelle sue braccia, non io. Non avrà mai la felicità che è mia di diritto, mai. Frida, ti amo molto. Domani sarà finita la mia solitudine. Amore, domani inizieremo una nuova vita. No, non posso farlo. Addio, Peter, mio unico amore. Che cosa succede, Peter? Nulla, mi era parso di sentire un rumore, ma non era niente. Sono felice, i tuoi sudditi mi adorano. Eh sì, sono tutti felici per noi e hanno preparato degli stupendi fuochi d'artificio. Aspettano con ansia la cerimonia. Mm.
se il principe non ti sposerà, la tua vita di sirena e di umana avrà fine. Ti unirai all'esercito di bolle che scrutano per me l'oceano e le sue coste. Si compia il destino! Bollicina, che stai cercando? Sto cercando acqua. Oh, Bingo, credo che sia troppo tardi. Selina l'ha trasformata in una bolla. Guarda, ci ha lasciato il suo non ti scordar di me. Non la dimenticheremo, nessuno lo potrebbe. Era dolce, era una così coraggiosa sirenetta e non abbiamo potuto aiutarla. Povera acqua. Sì, forse come bolla sarà felice e merita un po' di tranquillità. Andiamo. Sai che odio i finali tristi. Arrivederci, sirenetta acqua. Ti abbiamo voluto bene. ある国で王子様の花嫁さんを選ぶために国中の娘さんを集めて大舞踏会が開かれることになりました。でも肝心の王子様は結婚したくないと後ろから逃げ出しちゃったの。そして会ったのがマリアという女の子。王子様はこの子なら結婚してもいいなって舞踏会へ招待することにしたの。でもマリアの主人が意地悪でとてもそんなことにはなりそうにないのよ。一体二人はどうなるのかしら。来週のアンデルセン物語、王子様は豚の番人。みんな楽しみに待っててね。じゃあねん。カズカズカズカズカズカズカズ。ずんがずくずいぶんずんがずくず。それがどうした？ずこのずはずる休みのず、ずるがしこいのず、ずんべらぼうのず、ずいぶんまずいこのず。だからどうした？男の子だい。はずこけた、はずずずこけた。ずこのずはずずしのず、都合はよくないのず、ずばり怠け者のず、ずっぽらでおっちょこちょいのず。だからどうした？男の子だい。はずこけた、はずずずこけた。ずっこずっこずっこずっこ、ずっこずっこず、はずっこずっこずっこずっこ、ずっこずっこず、はずっこずっこず、はずっこずっこず、ずっこずっこずっこずっこ、ずっこずっこず、はずっこずっこずっこずっこ、ずっこずっこず、はずっこずっこず、はずっこずっこず、はずっこずっこず、はずっこずっこず、ずっこずっこず。